Amici sportivi, un caloroso buon pomeriggio ai telespettatori di Magazze.tv e ai radioascoltatori di Radio Gemini Centrale. Chi vi parla è Giuseppe Varsalona, che sta per raccontarvi la partita valevole per la prima giornata del campionato d'eccellenza tra Gemini e Riviera dei Marmi di Filippo Cavataio. Le due squadre ritornano ad affrontarsi nuovamente, stavolta nel campionato d'eccellenza Girone A, che inizia proprio oggi con questa sfida di cartello. Noi andiamo a leggere quindi le formazioni, partiamo con Riviera Marmi, che schiera Dragotto tra i pali, Genna, Di Maggio, Lamia, Cino Lauro, Calaiò, Spadaro, Sciacca, Di Vita, Cristache, Nolfo, allenatore Filippo Cavataio, ex Mazzara. Gemini che risponde con Buttacavoli tra i pali, Sciacca, Riccobono, Giovanni Barone, Lo Bianco, Bonfatto, Parisi, Favata, Licastri, Morello e Daniele Nuccio, allenatore Santino Nuccio. Alla battuta pronto il numero 7 Renzo Parisi, vediamo la mischia in aria, parte il traversone sul secondo palo, gol del numero 5 Salvatore Lo Bianco, già 1-0. Ecco Parisi, ha una prateria di fronte a sé. Parisi, tiro, parata di Dragotto, ancora Gemini pericolosissimi in questi primi minuti. Prolunga Parisi per Licastri, attenzione, Gemini pericoloso sul settore di destra, tiro da parte di Licastri, parata da parte del numero 1 Dragotto. Fisca l'arbitro, batte Parisi, ancora sul secondo palo, ancora Favata, di poco manca la palla e manca anche l'appuntamento con il gol. Si lotta a centrocampo, il numero 7 Spadaro, attenzione, Buttacavoli che allarga nuovamente per l'attaccante del Gemini Licastri, verticalizzazione, attenzione, Renzo Parisi, e l'arbitro non fischia il rigore, a nostro avviso rigore netto. Morello, attenzione, cerca di allargare il gioco, Nuccio, attenzione, in area per Parisi da solo. Ecco il fischio dell'arbitro, palla direttamente in porta, di poco alto sulla traversa. Calcio d'angolo battuto dal giovane Barone, attenzione, palla in aria, attenzione! E per poco Favata non agganciava e riusciva a raddoppiare per il San Giovanni Gemini. Parte del numero 10 Marlenò del Riviera dei Marmi, che prolunga per Zerbo, rigore! Rigore da parte del Riviera dei Marmi, sul fallo su Gaetano Zerbo, a nostro avviso è andato direttamente sul pallone. Fischia l'arbitro, Chistranché contro Buttacavoli, para Buttacavoli, davvero Buttacavoli super, quando siamo arrivati al 30° minuto, però non siamo ancora. Bonfatto, attenzione, Zerbo sul fondo, Otto Sciacca che perde palla nella zona centrale del campo e l'arbitro dice che è finita. Risultato finale di 1-0 per il San Giovanni Gemini, che riesce ad imporsi alla prima giornata del campionato di eccellenza, all'esordio dopo 6 anni di mancanza dalla massima serie del campionato regionale di eccellenza. Ma noi sappiamo che ogni partita è durissima e si è visto oggi, non ci sono squadre materasso, abbiamo visto anche ieri le partite come sono finite e questo sarà un campionato difficile. Siamo contentissimi di aver raggiunto oggi una grande vittoria contro un'ostica squadra che dà fiato a toccare a tutti. Siamo col tecnico del Gemini Santino Nuccio, una gara soddisfacente oggi per la sua squadra che ha raggiunto i primi 3 punti stagionali. No, soddisfacente soprattutto per le condizioni di come ci siamo presentati in campo. Avevamo delle defezioni, però è giusto non pensare mai a lamentarsi, perché chi va in campo ha fatto il proprio dovere, i ragazzi hanno dato il massimo. L'unico problema è che in panchina avevamo degli under, solo degli under, che alla fine li ho buttati in campo e anche loro hanno dato il loro contributo, però soddisfatto, ma soprattutto di aver battuto una squadra che secondo me farà un campionato di medio alto classifica, perché è veramente una gran bella squadra. Domenica dura trasferta, si fa ad Agrigento, che gara si aspetta? È una gara difficile, giochiamo contro secondo me
la prima della classe, la squadra che ha fatto il miglior mercato, perciò ci prepariamo da martedì alla gara di Agrigento con la solita umiltà, sapendo che di incontrare una signora squadra. Sicuramente sì, Gemini ha fatto una grande partita proprio dal punto di vista dell'agonismo, delle giocate. Alla fine il risultato poteva starci un pareggio, hanno vinto loro, non hanno rubato niente assolutamente. Era la prima partita, è normale che ancora dobbiamo lavorare, dobbiamo cominciare la stagione con altra intensità, perché sicuramente oggi siamo mancati in tante cose. In effetti sono abbastanza arrabbiato con la mia squadra perché non abbiamo fatto quello che sappiamo fare. In vista del prossimo turno? Il prossimo turno giocheremo con la Folgore, quindi un'altra partita difficile, un'altra gara impegnativa, come saranno tutte, quindi ne approfitto per dire ai miei giocatori dal microfono che sicuramente non è l'approccio mentale giusto per poter andare avanti in questo campionato. Dico, hai vissuto un anno bellissimo qui a San Giovanni. Sì, è un anno unico, spettacolare, mi sono divertito, sono fiero. Gli faccio un bocca al lupo allora a San Giovanni Gemini perché è un campionato duro. Si è arrivato questa settimana a Custonaci, un tuo parere sul gruppo e sulla gara di oggi? Io sono arrivato sabato mattina, ho fatto solo la rifinitura, però abbiamo una buona squadra, ci mancavano qualche giocatore, però sono sicuro che facciamo un ottimo campionato, quello è sicuro.